Cosmos Vapers e bentornati all'angolo dello svapo. Qui come sempre c'è DJ Vise. Quest'oggi siamo qui per un'altra puntata dei liquidi invernali, quindi cremosi e perfetti per l'inverno. Andiamo a vedere altri due liquidi e quest'oggi andiamo a parlare per prima del Cookie & Cream, che è questo qui, ho già parlato un po' di tempo fa, comprato ad Alchimie di Vapore. E avremo anche il Grandfather. Eccolo qui. Allora, sono due biscotti con... sono due, scusate, liquidi biscottosi, diciamo. Il primo abbiamo gelato al cioccolato e biscotti. Dall'altra parte invece abbiamo un biscotto immerso nel latte. Io direi di partire con il Grandfather. Il Grandfather io ce l'avevo un po' di tempo fa. Ed era praticamente un... ce l'avevo con la nicotina inizialmente, poi non riuscivo più a svaparlo perché la nicotina mi dava fastidio e ho voluto prendere la boccia grande da 60 ml perché secondo me è buonissimo. Si sente molto il biscotto, un po' meno il latte, quindi rimane bello cremoso. Però devo dire che ha un gusto, ha un retrogusto più che altro di latte molto piacevole. Sembra un po' quei biscotti ai cereali, non so se avete presente, di frumento, insomma, quei biscotti proprio che si trovano dai nonni, non so se avete presente. È cremoso, ma il giusto, cioè non è pesante, non dà nausea, è dolciastro, però con una punta amara. A me piace come liquido e devo dire che si può svapare tranquillamente tutto il giorno, senza... alcuna tipologia di problema, perché comunque è un liquido veramente blando. E io lo consiglio vivamente a tutti coloro che sono amanti del biscotto e del latte, perché hanno, messi insieme hanno formato un buon connubio. Secondo me un pochettino di più dolce, di dolciastro del biscotto potevano farlo. O magari con l'aggiunta di zucchero nel latte, tra virgolette, non può essere che ci sia già, però io lo avrei fatto ancora un pochettino più dolce. E rimane sempre piacevole. Quindi un bel 8 io al Grandfather glielo do. E ora invece andiamo a provare il Cookie & Cream. L'odore è molto particolare, ricorda molto appunto che qui sul disegno c'è il gelato, quello con le mandorle dentro. L'odore lo ricorda tantissimo, Pronti? Via. Perfetto. So che dovrei cambiare il cotone, ma ragazzi, se devo cambiare il cotone per ogni liquido che provo, veramente non finiamo più. Allora, questo l'ho preso, mi sembra, un paio di mesi fa, un mesetto fa o due. Avevamo già fatto la recensione a parte, oggi lo porto come cremoso perché comunque ci sta, è un buon cremoso anche questo. La crema lo rende molto cremoso, mentre il gelato non è che sia fresco, nel senso che sentite il freddo del gelato, invece no, rimane comunque blando, quindi non è fresco, e principalmente per me si sente il gelato con cioccolato e nocciola. Nocciola, noccioline. Poi arriva la crema, il biscotto si sente poco. Nonostante sia un biscotto al cioccolato fondente, che come si può vedere dalla confezione è un biscotto fondente, cioè di qua, scusate, un biscotto fondente, assomiglia un po' all'Oreo a vederlo così. Rimane delicato, comunque il palato non è estremamente dolce. Per me, diciamo, rimane più equilibrato il Grandfather, questo ha una puntina leggermente... più dolciastra, perché ovviamente cioccolato fondente, gelato al cioccolato con le nocciole, la crema, questo c'è un po' di più dolcezza.
Però comunque un 8 se lo merita anche lui. Siamo allo stesso livello per me col Grandfather. Diciamo che qui ci sono più aromi, qui invece meno. Un po' più semplice il Grandfather, un po' più, tra virgolette, complesso come aromi il Cream e Cookie, che questo è un 70-30. Quindi abbiamo due begli 8 per due liquidi perfetti per l'inverno. Quindi ragazzi, dall'angolo dello svapo è tutto, come sempre vi invito a seguirmi sulla pagina Instagram, angolo dello svapo senza l'apostrofo, che ha la stessa immagine che si trova sul canale YouTube. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto, condividete il video il più che si può, sta per arrivare lo speciale 3000 iscritti e non ci credo ancora neanch'io. Quindi ragazzi, dall'angolo dello svapo è tutto, DJ Visa conclude, quindi... Buona settimana a tutti!